Siamo gli alunni dell'Istituto Comprensivo Angelo Casalini di San Marzano di San Giuseppe. C'è Marzani in Arbesh, della provincia di Taranto. Con i suoi 9.300 abitanti è il comune Arbesh più grande d'Italia. Anche noi ricordiamo, a 550 anni dalla morte, Giorgio Castriota Skanderbeg, l'eroe nazionale, il simbolo del popolo albanese, chiamato Atleta di Cristo, per la sua forza esaltata dall'amore per la propria terra, per la propria famiglia e per la religione. Rappresenteremo alcune scene della sua gloriosa esistenza, scritte da Arcangelo Conso. Giovanni Castriota, signore di Cruia, dopo aver contrastato per anni l'avanzata degli ottomani, è costretto alla resa e ad accettare le condizioni del sultano Murat. Controlla le tue terre. Io, sultano Murat, ti chiedo un'ingente somma in denaro e la consegna dei tuoi 4 figli. Solo così il tuo popolo di Cruia avrà salva la vita. Non sono un vigliacco e preferisco morire. Salva la tua vita e quella dei tuoi figli. Loro saranno educati alla verità. La verità la possiede il Cristo, l'unico mio Signore, il cielo e della terra. Non avrete il cuore dei miei figli. I tuoi figli saranno educati alla dottrina di Maometto. Non posso tradire il mio Dio e il popolo. Per l'ultima volta ti dico di salvarti. E così sia. Ti consegno i miei figli e faccio preparare i forzieri. Non torcete loro nemmeno un capello e liberateli. I vinti hanno consegnato le armi e meritano il nostro rispetto. Portatemi i suoi figli. Chi di voi si chiama Giorgio? Giorgio Castriota, figlio di Giovanni, signore di Puglia, sono io. Avvicinati. Mi hanno detto che sei un bambino valoroso. Sono nato per combattere l'invasore. Bravo Giorgio, sarai un condottiero. Perché proprio lui? Io sono Stanislao e ho il diritto come lui ad essere un condottiero. Calma, calma. Ognuno di voi avrà un compito. Non preoccupatevi. E tu come ti chiami? Costantino, signore. A te darò donne e prestigio. Tu, Giorgio, sarai portato alla corte di Adrianopoli e avviato l'istruzione militare. Portateli via.
Giovanni Castriota e la moglie Voisava Tripalda parlano della tirannia dei turchi. Il nostro popolo non sopporta più questa crudeltà. Dobbiamo convincere Castriota a ritornare dal suo popolo. Lui ha dimenticato di essere albanese e di questo sono io il responsabile. No, agisti per evitare un massacro. La dignità degli albanesi non può essere soffocata dai turchi. Dio illuminerà la mente di Giorgio. Manda degli emissari e convincila a convertirsi al cristianesimo. Lo farò per il nostro popolo. Sono fiero di te. Ti chiamerò Skander Bey. Sai cosa significa? Rioso, principe Alessandro. Hai imparato molte lingue. I tuoi trionfi fanno eco su tutto l'impero ottomano. Utafat Skanderberg. Utafat Skanderberg. Brenda Kierke Vengiaku. Te Cristereve. E pigne se chi mi vinciura. Utafat Murat. Murat, sarai ricordato come è là. Adi, l'invincibile Skanderberg. Pun, cica begneu, catendigne, negniera, venezia e mosichia. Vedi fermo i turcate. Utafat Murat, utafat. Utafat Skanderberg. Soldate! No, signore, non chiamate le guardie!
c'è 2 anni, non vive preso in cria. Siamo pronti anche a questo, però prima dobbiamo parlarvi. Un anche cucino ogni meglio, Skanderbeg è combattone, e neanche vecchio è d'accordo meglio io. Il nostro uomo non si chiede di tornare. Tratta Imi, metà via murate. Lo fece per salvarvi. Eppure i pecceici, mie vigliac. No, signore, ricredetemi, siete diventato forte e valoroso. Pensa al suo popolo. Chiama turche, e neanche due ti ho trappato. Che trappa. Le pose Stanislao, Canne Canavrare e Costantino di Ventura Monica. No, Giorgio Castriota, il tuo popolo non si ha dimenticato. Chiame Skanderberg, e neanche tu a cangio niente. In nome di Dio, converti al cristianesimo e ritorna fra noi. Pensa a Marina Donica, che ti fu promessa in sposa. Convertiti, Castriota, convertiti e salvaci dai tiranni. Chiama Skanderberg, perciò riuscita a Tajuan. Fu costretto, Giorgio, costretto. Tuo padre è morente ed è pentito. Giorgio, guidaci alla vittoria. Riabbraccia Dio e combatti i blasfemi. Marina Dorica, figliete. Ti aspetta, valoroso Giorgio. C'è 2 anni, io ci cabbegno. Ti chiediamo di tornare, il nostro popolo è affamato e la malaria lo sta decimando. Marina Donica confida in te e nel tuo coraggio, ti aspetta per riabbracciarti. Dio non ti permetterà di far scomparire il nostro popolo. Marina Donica, non che vedo fragogna. Sono pronti i festeggiamenti. Ti accoglieremo come figlio prodigo e ti faremo uccidere il vitello grasso. Andate e dite a mio padre che il nostro popolo avrà giustizia. Onore e gloria Castriota! Onore e gloria Castriota! Onore e gloria Castriota! Io non vi porto la libertà. La libertà l'ho trovata qui, tra voi. Onore e gloria al Castriota! Onore e gloria al Castriota! Onore e gloria al Castriota! Bye.
Chiediamo scusa per questo piccolo inconveniente. Ode a Skanderbeg di Pierfranco Bruni. Il tempo ha asciugato la storia e le civiltà hanno ascoltato lunghe memorie. Se la ricerca della libertà non è una metafora, la tensione delle epoche ha attraversato l'esodo dei popoli. In queste fughe non c'è stato il viaggiare nel vento, ma il vento ha strappato le onde e il mare è un taglio nel naufragio di esistenze. Queste genti sono un popolo in fuga, mai nomadi o figli del vento, nel travaglio di un infinito vagare tra Oriente e Occidente. Se questo Occidente si intreccia con l'Oriente, ancora in te, la civiltà in Cristo vuole unire sconfiggendo le solitudini. Tu sei un viandante tra le terre delle generazioni, che recitano la vita, la morte, il pianto e le nostalgie. Sei nel sublime dei linguaggi che hanno sguardi di agonia e di favola e rughe di pietra, sotto lo sguardo scavato dalle troppe battaglie. Tu, Alessandro, così come ti chiamiamo nel linguaggio delle metafore, sei oltre la storia, nel vento che spinge le indefinibili vele di un approdo che conosce la necessità delle partenze. Bravissimi, complimenti, San Marzano. L'attestato di partecipazione è qua, c'è la dirigente, se può salire veloce, la dirigente che è stata gentilissima, le consegno l'attestato di partecipazione. Intanto, bravi ragazzi, potete, aspettiamo la dirigente. Sì. Brave, brave, sta dicendo una cosa bellissima ai bambini, sta dicendo quello che dicevo poco fa, i voti non servono a niente, siete stati bravi e basta, sono tutti bravi perché sono dei bambini, pensate, lo dicevo anche poco prima, voi non dovete pensare soltanto a questo momento dell'esibizione, ma a tutti i tempi scolastici per aver portato a questa preparazione, è come un tarlo che entra nel cuore di questi bambini che non lo toglieranno mai, ed è il tarlo della albanesità, della nostra arbrescità. Questo è il valore per cui siamo qui sotto. Siamo qui per questo, non per i voti. Vero? Non per i voti. Il voto è spettacolo e basta. Attrazione. Va bene, la dirigente, eccola qua. Posso un attimo velocemente ringraziare Firmo, grazie. Ringrazio tutta la popolazione, ringrazio gli organizzatori, ma in particolar modo la professoressa Cettina che ci ha dato l'opportunità quest'anno, perché San Marzano è la prima volta che partecipa. Bellissimo. Come giustamente diceva lei, io ci tenevo tantissimo insieme ai miei docenti a far partecipare i nostri ragazzi. Non interessano i voti, a noi interessava la partecipazione, l'entusiasmo di questi ragazzi che sono stati meravigliosi. Grazie, permettetemi di fare un grazie e un ringraziamento ai miei ragazzi. Grazie ragazzi, namaste. Bellissimo, grazie dirigente. Grazie ancora a voi. Grazie dirigente, ecco qua l'attestato.
di partecipazione. Grazie. È stato un piacere. Alla prossima. Alla prossima, certo. E forse anche a San Marzano, perché no? Ma come no, è un piacere, sarà un piacere. Va bene, possono scendere i bambini.